sempre sia lodato il mio nome. Mamma Celeste, Mamma Celeste, abbi misericordia, prega il papà, prega il papà, perché saranno sommersi, sommersi da fuoco, sommersi, sommersi. A cosa è servito il vito? A cosa è servito la croce? A cosa è servito questa croce? Per questo periodo, per questa umanità. La tua festa, oltraggiata, pochi, pochi, pochi ti pregano, pochi ti adorano, pochi ti chiamano, pochi, molto pochi. Oh mamma mia, mamma mia, quanto dolore provo, vedo le tue lacrime, vedo le tue lacrime scendere, non per me di certo, per loro che non si convertono. Questo mondo che non ascolta, non ascolta. Oddio, Padre mio, che dire, che fare? Non voglio, ripeto tante volte, te lo chiedo e te lo ripeto, non voglio che si perdano. Ma non hanno nessuna pace nel cuore per potersi convertire. Anzi, sono altrove, nemmeno si fanno la domanda quando muoiono dove vanno. Per loro non esiste niente che questo mondo, non esiste altro che questo mondo. A breve sarete sommersi, a breve. Ho detto freddo, ma voi non sapete che freddo arriverà. Che freddo arriverà! Dovrete coprirvi, ma coprirvi in modo che non sentirete più niente se non il vostro cuore. Se non il vostro cuore, comprendetemi bene, sentirete solo il vostro cuore palpitare, chiedere aiuto. Chiederete aiuto alla mia mamma, vostra madre. Chiederete aiuto a lei e se non lo farete, sarete perduti, perduti per sempre. Ascoltatemi. Io sono il vostro Gesù, ascoltatemi, sarete sommersi dal freddo, sommersi. La neve cadrà sulle vostre anime, la neve, non avrete più calore, non avrete più il mio calore, sono la mamma. Sono lei a cui rivolgermi. Io sono stato abbandonato dal Padre sulla croce, così ora io mi allontano da voi. Avrete solo una mamma a cui rivolgermi. E solo da questo momento sarà così, solo con lei. Perché? Come ha detto Dio Padre, i castighi saranno orribili per voi, orribili. Ai
ricominciare dalle coste sul mare. Povera Italia, cosa subirà? Lei, la mia terra preferita, sarà una delle più sommerse, una delle più sommerse. Il popolo italiano dovrà inginocchiarsi, intendo il popolo, il mio clero. Se non si inginocchia, sarà perduto. Comprendete quello che dico? Se non si inginocchia, sarà perduto per sempre. Io sono il giudice eterno. Per voi, se non mi riconoscerete più, sarà la fine. Riconoscere mia madre per la Vergine Purissima, riconoscere lei e chiamarla in vostro aiuto. Ascoltatemi, sacerdoti, ascoltatemi, popolo mio, ascoltatemi. Sarete così perduti, aggrappatevi, ripeto, aggrappatevi a lei. A lei avete solo lei. Solo lei. Solo lei. L'Immacolata che oggi festeggiate, avrete solo lei a cui rivolgervi. Ricordatevi, rivolgetevi a lei, solo a lei. Per questi tempi orribili che sono sotto i vostri piedi ormai. Sotto i vostri piedi, ripeto. La terra tremerà, 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 l'ho già detto, tremerà. Tremerà per ore, ore, ore. Tutto crollerà. Mettetevi a riparo se potete. Pochi, pochi resteranno in vita. Aggrappatevi con la preghiera alla Mamma Celeste, solo a lei, per essere perdonati da me, salvati da me. Lei vi conduce a me. Lei, solo lei ora può condurre a me, credete in lei e avrete me. Solo così vi salverete. Io sono il Salvatore, ma dovrete venire a lei per trovare me. Io ora mi allontano. Mi allontano, mi allontano, non mi avete voluto. Ho bussato tante volte alle vostre porte, ho bussato tante volte, ma voi non mi avete aperto. Non mi avete aperto, tranne pochi, pochissimi. Posso contarle sulle dita delle mani, in quanto voi siete la mia benedizione, la benedizione mia, del Padre, dello Spirito Santo, della Trinità, vi protegga e vi illumini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato sempre il mio nome. Amen.